Oh, salve ragazzi, ben ritornati su Garden Warfare 2, io sono Lil Chico e vi do di nuovo il benvenuto con la rosa. Allora, questo sarebbe il quarto episodio della serie prodotta un paio di episodi fa, in cui dicevo appunto che in ogni episodio vi avrei fatto vedere un personaggio in base a ho già stabilito, cioè quello dell'ordine della posizione dei personaggi nel menu. E visto che oggi siamo con la rosa, vi mostro come l'ho personalizzata. Allora, sì, un po' unica, non il solito, la solita personalizzazione d'argento che ho usato con i personaggi scorsi. Ma un misto tra diamanti, costumi aztechi e altri fiori strani. Allora, per i capelli ho scelto la stella marina di diamanti, per gli accessori niente, perché non avevo niente di diamanti e quelle normali, insomma, non mi piacevano più di tanto, non andavano con il resto dei costumi, quindi niente per gli accessori. Coniglietti divertenti diamanti per l'organico e per i tatuaggi il costume azteco d'argento. Credo di avere anche quello normale com'è? Sì, va bene questo normale. Poi migliorie abbiamo queste qua, perché sono niente di che, visto che siamo comunque abbiamo promosso solo una volta, siamo quasi al sesto livello della seconda promozione. E quindi sì, speriamo di farci delle partite interessanti nel multigiocatore, visto che è una classe di supporto, e in particolare questa rosa è tossica, fa i danni in più rispetto ai colpi normali. Allora, per le che abbiamo qua? Imprese, c'è già quelle della scorsa volta, più altre, una in più che ha sostituito quell'impresa da 500 eliminazioni con una pianta elettrica, che l'ho fatta di recente. Mi sono preso 10 stelle, quindi sì. Detto questo, saltiamo nel multigiocatore. Benissimo, eccoci con la rosa sacerdotessa. E stiamo attaccando, siamo nella mappa Zomburbia. La possiamo mettere anche. Cosa? Sì. Ci siamo? Ci siamo? Ah, ok. Dicevo, stiamo attaccando, quindi possiamo usare la sua specialità, che è quella di aprire il portale, visto che è la classe per la fazione delle piante, che ha questo incarico. Sì, sta qua. Però stiamo già conquistando. Ma quanti siamo? Ah, siamo messi bene. Adesso siamo in attacco. Vorrei anche farvela vedere in difesa. L'ho usata, credo, pochissimo la rosa in difesa con le piante. Vorrei avere l'occasione per mostrarvela in difesa e come, diciamo, questo ruolo si possa adattare o no a questa classe. Allora, sì, che abbiamo fatto qua? Abbiamo costruito due. Dov'è la terza? Eccola, sta là. Tanto che la mia fazione conquista. Non ho avuto manco tempo di mettere in piedi il portale. Mettiamo lì in mezzo qualche colpo. Sto facendo dei danni.
Sì. I tetti. Scusate. Scendete, scendete. Quanti zombie cosmici. Super zombie più che mai. Capra. Ah, ok, quella l'ho sprecata. Draghetto. Grande, dov'è? Abbiamo messo a terra. Benissimo. Avanziamo. Cos'è questo? Ah, un fiore ombroso. Grazie, grazie, girasole. Vieni con me. Dobbiamo andare al portale. Ovviamente non ci dobbiamo aspettare grandi numeri e grandi uccisioni dalla classe della rosa, visto che una classe di supporto serve più o meno a mettere in piedi e a difendere il portale e a fare qualche danno qua e là, quindi non è... non la vedrete di certo in prima linea lì in mezzo alla tomba. Almeno non con me. Useremo un po' sulla difesa. Invochiamo qua qualcosa. Dov'è la terza? Ah, messe tutte e tre. Bene. Ci siamo? Dov'è la mia squadra? Vedendo dei nemici là. Zombolino. Ah, abbiamo preso qualcuno. Capitano. Sì, sì, mi hai vista, mi hai vista. Ah, il mio colpo tossico. Zombolino, mettiti a riparo, i miei colpi ti devastano. Ah, c'è un bot qua. No, l'ho mancato. Sì, sì. Che vuoi fare, amico? Grande. Stiamo andando bene con la rosa. Abbiamo iniziato bene. Stiamo anche conquistando. Soldato qua. Ah, super zombie, super zombie. Sì. Buttiamo quella in mezzo. Non è servita a ben niente. Dai, mi butto in mezzo io. Conquistiamo, su. Quando sono arrivato io, sono arrivati anche loro. Fino a quel momento era tutto tranquillità. Dai ragazzi, 57 secondi, siamo quasi là. Siamo in un'erbaccia veloce. Sì, sì. Oh, grandi. Così vi voglio. Grinta, grinta. Che per una volta avete me come supporto, visto che solitamente quando io scelgo altri personaggi non ho mai il portale aperto. Ok, piano piano avanziamo.
Bella larga da quei scorpioni, amico. Sono pericolosi. Sai che sono... sono vegetariani. Amano il mais. Qualcuno che mi segue? Zombolino. Bene. Sono qua. Ok. Evochiamo anche la terza statua. Qua c'è un casino. No, non ci credo. Quel pugno mi ha mandato da un'altra parte del mondo. Come fai a non colpire una signora? Come osi? Muscoli, niente cervello. Scusate, che qua lagga un po'. Prendete questi colpi tossici. Capra. Là sul tetto, soldato. Ah, ma sta qua la capra. Cacchio. Mi dispiace, ma... posso mica rianimare là. Sì, sì, c'è il mech là. Mech fuori. Andiamo così, ragazzi, andiamo così. Mettiamoci un po' al riparo che siamo da soli qua. Tanto che la squadra sta ritornando. Siamo qua dietro? Grande chicco. Benissimo. Ah, abbiamo conquistato anche questa. Grande. Perché mi fa così a tratti? Non capisco. Avrò qualcosa aperto, non lo so. Ah, va bene. Oh, 10 uccisioni. Sto facendo il record con la classe della rosa. Sto battendo ogni probabilità. sì. Ti sei messo qua davanti e volevi prendere il mech, amico. Ah, c'è un'altra rosa. Rosa fuori. Grande, vai così. Sorelle. Ma perché mi va così a tratti? Dannazione.
Ah, ecco perché. C'ho un PC vecchio, del più vecchio di me. Dov'è Capra? Scappare, amico. Eh? Dopo che ti sei trasformato in quel tornado, adesso scappi. Facciamo così. Vai così, vai così. Non ho preso nessuno, non ci credo. Vai così, tutti in mezzo. Ma cos'è? Arriva la tempesta. Tornado a sinistra, tornado a destra. Ah, poveri noi. Ah, sta qua. Tutta la squadra nemica è piena di super zombie. Guardalo. Nico, da solo non ce la fai. Anche un supereroe capirebbe. In mezzo, in mezzo! Ancora questi con il loro tornado. Siamo qua, siamo qua! Ancora, basta! Ah, assist, bene. 46 uccisioni quello. Da quale personaggio sta usando? Andiamo sulla sinistra. Lanciamo questi colpi là in mezzo. Vediamo se prendiamo qualcuno. Guarda là. Assist. Livello 8. Tornado sta arrivando. Altro mech. Mech sul mech. Zombolino che è piccolo. Ce la facciamo ragazzi a prenderlo. Ce l'abbiamo fatta. No, che è successo? Ah, abbiamo perso. Era lì un taglio abbastanza strano, non avevo capito, pensavo che il server fosse saltato. Peccato, andava così bene. Siamo sul podio! Indovinate con quale vanto? Ovviamente il vanto maestro dell'assist. O degli assist, perché erano più assist, certo, erano 37. Oh, cos'è sta sovrapposizione di canzoni? Si sta comportando in modo strano il gioco. Vediamo cosa ci dà questo coso. Sì, gelato di diamanti, satelliti spyware, zombie informato, caffè freddo d'oro, farfalle d'oro e gatling bot per 3.
Oh, sono usciti tutti. Mazza. Benissimo, ecco. Speravo che fossimo in difesa, quindi siamo nella mappa semi del tempo e siamo con ovviamente con la nostra rosa. Così ve la posso mostrare in difesa e se vale la pena sceglierla oppure no. Anche se siamo... Ma perché? 4 contro 3. Qualcuno entri? Perché sono usciti? Intanto mettiamo... crescere qualche pianta qua. Così. Dov'è? Sarà dall'altra parte il teletrasportatore. Sì. Sulla sinistra, Bene, bene. Piano piano entrano. Voglio. Dove vai, super zombie? Pirata! Anche super zombie, bene, 2 su 2. Vedete? Comunque i colpi ce li ha, visto che fa anche dei danni... i danni in più. Diciamo che come rosa è consigliabile, se proprio volete scegliere se vi piace, vi interessa questa classe, insomma la rosa sacerdotessa è quella di fuoco, insomma... ecco. La potete scegliere. Sì, mi hai fatto fuori, capra. Ok, piano piano si sta riempiendo il server. Ah, ma erano due le capre. Pastore nemico. Le capre ce l'avevano con me. Ma sono da solo. Dai, qualcuno scelga qualche pianta e spawni. Abbiamo perso. Data, basta stare là. Facciamo di perdere un po' di tempo qua. Oh, quel pirata fica naso. Oh, finalmente sei sceso. Va bene, va bene. Sì, sono primo. Perché noi eravamo dall'inizio, quindi vabbè. Vale questo discorso. Chi è quello? Soldato. Vieni qua. Colpa tua, amico. Non dovevi avvicinarti. Questo che è rispawnato. Ah, sì. Sono
Sto sentendo uno zombolino. C'è sta storia che entrano prima da loro e poi da noi. O cambiano squadra questi. Squadra, eh? Piccoli infami. Come fate a tradire la fazione delle piante? Aspetta, Cedro, aspetta che ti rianimo. Vai. Ah, sta qua il teletrasportatore, bene. Ok, l'abbiamo preso. Lì c'è il chicco. Vai, Cedro. Se sei con me, sei con me. Con me non vai a terra. Lì c'è la stella. T'ho visto, soldato. T'ho visto, sai. Non osate mettere piede nel giardino. Ho visto un pirata volare là. Ok, qua di certo non hanno bisogno di me. Qua. No, il mio girasole, come osi. Meriti di essere trasformato in capra. No, chi c'è qua in mezzo? Dannato lag. Perché? E basta. Oh. Non mi ascolta. Certo non parla la mia stessa lingua questo lag. Mi ha lanciato a fare quel gol, amico. Bravo. Bel bocconcino per mastica. Non ho visto. Sei come un pezzo di legno, pirata, non ti mimetizzi nell'ambiente, non riesco a capire se sei una persona. Cioè, scusate, non una persona. Uno zombie, casomai. O un pezzo di legno. Guarda quella scimmia in mezzo sugli alberi. Non ci sono le banane, amico. Guarda come scappa. Torniamo, scappiamo, levatevi! Oh, grandi! Abbiamo vinto! Sì! Dove sono? Non riesco a vedermi. Ah, sì, eccomi là in fondo che sto cercando. Che sto cercando? Monete, per terra. Oh, eh sì. Tre vanti, benissimo. Poi con la classe della rosa è molto più... Sì. Un po' più dolce questa vittoria. Sì. Primo, con 9 uccisioni. Insomma, niente di che, ma che ci dobbiamo aspettare dalla classe della rosa. Siamo stati fortunati perché non mi aspettavo che andasse così bene in difesa, però come avete visto se la sapete usare, insomma, è utile anche in difesa la rosa.
Benissimo ragazzi, siamo tornati qua nella nostra base a casa. Sì, abbiamo fatto solo due partite nel multigiocatore, giusto un paio di minuti per farvi vedere come funziona la rosa, in particolare in difesa. E visto che siamo quasi livello 10 e ho anche un po' un po' di più di stelle, direi di ancora con questo lag. Sì, direi di scendere là sotto e vi faccio vedere, insomma, per chi non lo sa, a cosa serve quel pesce strano cui fidavo in precedenza. Questa lì, eccolo là. Vi faccio vedere che cosa fa se gli date le stelle. Come vedete sono quasi a livello 9, cioè a livello 10. Sono la barra non è per poco, è per poco riempita. Quindi se diamo 5 stelle al pesce, vedete, ci riempie la barra con esperienza. Quindi direi di spendere un paio di stelle per arrivare a livello 10, promuovere la rosa e concludere il video qua, visto che ne abbiamo un sacco di stelle e non le stiamo usando su ancora su niente, a parte la modalità infinita, però che diciamo non la sto facendo da un bel pezzo. Vedrò, sì, vedrò magari di andare anche nella modalità infinita e sbloccare altri personaggi festivi, così ve li faccio vedere. Quindi sì. È uno spreco di stelle, ovviamente, solo per diciamo avere un livello in più, ma diciamo può sembrare strano, però il livello 9 è quello che richiede più esperienza di tutti, e quindi come se avessimo sprecato 5 stelle per ogni livello da 1 a 4, per esempio. Quindi più o meno siamo là a 154-129, sì. Beh, andiamo a promuoverla. Dov'è? Eccola qua. Promossa ad avanzato. E sì, crediti, quindi acquistiamo anche un pacchetto. Uno da 35. Zombie latrina per 5. Fanali frontali. Maschera V d'argento. Faccia da bambola d'argento. Oh, caruccia. Armonia parte 5 d'argento. Mister sicurezza. E zombie informato per 1. Benissimo. Allora ragazzi, il video finisce qua. Questa è stata la rosa sacerdotessa. Abbiamo pure promossa. E vi ho fatto anche vedere ciao. Vi ho fatto vedere anche a che cosa servisse il pesce. Sì, detto questo, non mi rimane che salutarvi, chiedervi di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, e aspettarvi al prossimo video. Qui è tutto con la nostra amichetta infermiera. Un saluto. Bella.